Buonasera e benvenuti nel nostro studio di Vercelli che ospita la nostra Web TV. Abbiamo chiamato questa formula Web On Air con cui vogliamo introdurre nuove funzionalità nella realizzazione di eventi web con una graduale trasformazione dal webinar alla Web TV, come abbiamo detto. La tecnologia è parte integrante della nostra piattaforma, la nuova piattaforma Open Booth, che vi presentiamo oggi, che è il fil rouge di questi 4 giorni, che riunisce le ultime release di numerose applicazioni che abbiamo sviluppate appunto negli ultimi anni per supportare diverse tipologie di azioni, di marketing, di vendita, eventi oppure attività di training. L'obiettivo di questi 4 appuntamenti è quindi di parlare di 4 aspetti dell'attività d'impresa che hanno molti tratti in comune, ma hanno un unico focus, che è quello di vendere. Con il marketing vendiamo, vendete della strategia, sales vendete servizi, se avremo tempo vedremo perché non possiamo più, sia noi che voi, vendere solo prodotti, ma la servitization diventa un elemento fondamentale per lo sviluppo delle imprese. Negli eventi vendiamo sostanzialmente esperienze, qualunque sia il nostro oggetto sociale, e col training vendiamo conoscenze e serenità. Più le conoscenze sono condivise, più c'è la tranquillità di arrivare a sviluppare un progetto coordinato e condiviso. Quindi, sia noi che voi, non siamo forse dei professionisti che ogni giorno creano strategie, che creano servizi, propongono soluzioni, conoscenze, serenità? Ecco quindi come possiamo aiutarvi a costruire il vostro nuovo contact point di vendita, il booth. È una bancarella, secondo le definizioni, un banco, un banchetto, uno stand, un desk. Conoscerete meglio il nostro team e alcuni professionisti con cui vedremo casi di successo che abbiamo costruito insieme e che ringrazio fin d'ora per essere con noi. Oggi parliamo di marketing e in particolare di appeal. E la domanda che abbiamo posto è: vuoi che il tuo prodotto faccia innamorare? Cominciamo con la prima keyword. Per farli innamorare dobbiamo costruire e lavorare sul brand. Il nostro percorso per il brand è identitario. Le marche con cui lavoriamo, Schneider, Nestlé, o che abbiamo creato da zero come Acquolina, o che abbiamo attualizzato alle nuove dimensioni internazionali dell'azienda come Denora, poggiano su valori fondanti, stabili e caratteri che si adattano al momento. Su questa identità e su questa capacità di adattamento costruiamo storie credibili e condivisibili che hanno come caratteristica comune la cooperazione fra tutti gli attori affinché tutti si sentano protagonisti. E questo caratterizza anche il brand di advertiser. Quindi la nostra capacità di connettere personalità e strumenti per creare delle strategie che portano a delle esperienze di valore. Costruire azioni che generano reazioni, che creano relazioni, che portano a delle transazioni. Il nostro obiettivo, ovviamente, è farvi vendere di più. Ma la marca è una promessa. Per questo la nostra narrazione, e la vostra, deve iniziare con un commitment, con una promessa agli stakeholder. Quindi illustrare perché proprio noi, voi, siamo in grado di mantenerla. Questa fase la chiamiamo competence. Poi raccontiamo come operiamo e quindi descriviamo la performance. E alla fine qual è il vantaggio che ottenete e che, quindi, che i clienti ottengono, che quindi è quello che abbiamo chiamato price. La lunga esperienza B2B fa emergere un'enorme differenza con il mercato consumer. Nel B2B il contatto più diretto con gli stakeholder richiede che tutti abbiano la stessa narrazione. Per questo abbiamo creato lo schema che vado a proporvi, che potrete provare ad utilizzare. Deriva direttamente dallo schema in cui sono strutturate le fiabe e quindi non c'è racconto più coinvolgente. Parliamo di contenuti. E parliamo di creatività, connessione, coinvolgimento e cuore, che sono gli ulteriori ingredienti della nostra narrazione. Perché brand non significa solo regole grafiche, ma look, linguaggio, comportamenti, il fisico, il carattere e lo stile di un'impresa sono da sempre alla base dei nostri interventi di branding. In un progetto di brand identifichiamo i valori su cui confrontarci con i competitor, creando delle mappe su cui collocarci. E quindi veniamo alla seconda keyword di oggi, che è posizionamento. Se consideriamo una mappa del nostro Open Booth, cioè per capire come l'abbiamo strutturato,
possiamo confrontarci con altre soluzioni che si possono trovare considerando l'experience, con un certo appeal che ci permettano di ottenere il livello desiderato di efficacia, ma che siano personalizzabili con una grande facilità. E quindi abbiamo costruito questo grafico che vedete. Cioè, diciamo che per ottenere un apprezzabile appeal, di norma occorre aumentare la complessità dell'evento o dello strumento che stiamo utilizzando. Strumenti più semplici hanno di norma meno appeal, che possono essere anche le cose fatte in casa e autogestite. Questo non è sintomo di inefficacia, ma un momento in cui gli appuntamenti sul web si sovrappongono, distinguersi diventa necessario. Per questo abbiamo sviluppato la formula BOOF, con la quale vogliamo spostarci sulla parte a maggiore impatto, quella in alto, e semplicità di realizzazione. È quella in cui dobbiamo spostare sia il lavoro un po' più artigianale fatto in casa che quello professionistico con cui ci affidiamo a degli specialisti del settore per realizzare i nostri eventi. Quindi il lavoro che andremo a fare in questi giorni è proprio per illustrarvi come passiamo da queste due soluzioni a una soluzione che possa essere gestita bene sia per la parte fatta in casa che per la parte fatta da professionisti all'esterno. Ed ora un approfondimento tecnico a cura di Marino e Nicolò. Bentrovati a questo primo approfondimento. Marketing. Abbiamo parlato di quanto sia importante conoscere il cliente. Ecco, il nostro obiettivo in tutti i progetti digital è proprio quello di creare e coinvolgere delle community. Oggi vi presentiamo Eliwell, da qualche anno è entrata nell'offerta Schneider Electric per essere il punto di eccellenza per quanto riguarda HVAC e refrigerazione. Con me c'è Nicolò, che vi presenterà una panoramica tecnica della realizzazione. Con Eliwell abbiamo intrapreso un percorso triennale di restyling, tecnico e grafico, per arrivare ad avere una user experience unica guidata dal cliente. Il primo step inizia a fine 2017. Abbiamo puntato ad avere la migliore profilazione possibile del cliente attraverso l'invio di DEM e newsletter, un tracciamento molto dettagliato dell'utente e la realizzazione di un'app MyEliwell, progettata per essere uno strumento utile sul campo di lavoro, in modo che il professionista avesse a disposizione durante gli interventi tutta la documentazione tecnica dei prodotti. Abbiamo analizzato i competitor da un punto di vista grafico e funzionale e identificato il percorso corretto. Ingegnerizzato l'offerta prodotti e tutti gli asset connessi, dalla documentazione al software alla biblioteca immagini, nell'ottica futura di essere interfacciati con il loro gestionale. Abbiamo poi definito col cliente il giusto flusso di navigazione sulla base degli stakeholder coinvolti. Infine abbiamo ottimizzato i sistemi di ingaggio primari, ovvero l'area riservata e un newsletter tool dedicato. Attivato un tracciamento puntuale sulle attività degli utenti, sia anonimi, anche con il supporto di Google Analytics, ma soprattutto su quelli registrati, che utilizzeremo per le future scelte. Secondo step, 2019. Aumentiamo la profilazione in base all'uso del sito e implementiamo dinamicamente sia home page che navigazione all'interno della sezione prodotti. Con il supporto delle analisi di utilizzo, modifichiamo la home page presentando l'intera gamma di prodotto, ordinata secondo le esigenze di marketing per gli anonimi, invece personalizzata secondo l'utilizzo per gli utenti registrati. Tutta la navigazione da L1 a L4 risulta personalizzata. Le statistiche risultano ancora più dettagliate per il marketing. Permettiamo un'attività di support con troubleshooting online per singoli part number. Promuoviamo il lancio di prodotti con landing page dedicate e registrazione eventi con contenuti premium. Terzo step, 2020. Il next web è ampliare ulteriormente la user experience del cliente attraverso una personalizzazione completa dell'home page, wishlist con progetti dedicati, contenuti premium, fino ad arrivare a una integrazione completa con l'ERP di Eliwell. Questo approccio fa parte della nostra progettualità digital,
cioè creare una collaborazione continuativa di medio periodo. Sappiamo un po' tutti che il tempo di vita medio di un sito è circa 3 anni. I primi 6 mesi è fantastico, Google Compliant e tutto il resto, ma col tempo aggiornare solo i contenuti non è più sufficiente. La pratica che proponiamo è cioè di interfacciarsi periodicamente con il marketing, andando ad analizzare i dati di navigazione e soprattutto le direttive di Google, che come sappiamo detta le regole, può rendere la web application un prodotto evergreen. Ed eccoci al cuore della nostra prima Advertiser Week, la presentazione di Open Boot, la piattaforma dove i contenuti diventano esperienze. La relazione tra gli obiettivi di business e le azioni per raggiungerli è alla base di questo prodotto. Nella realtà delle relazioni a distanza e guidate dai mezzi digitali, ancor di più in ambito lavorativo, l'organizzazione dei contenuti e la loro diffusione attraverso gli strumenti corretti diventa strategica per chiamare all'azione il cliente, per accrescere le occasioni di interazione con la propria azienda in modo efficace. Advertiser ha messo insieme le esperienze e le soluzioni sviluppate a partire dalle esigenze e dal confronto con i propri clienti per rispondere al nuovo contesto con un unico tool, modulabile e personalizzabile. Open Boot nasce prima di tutto dall'esigenza di creare uno spazio virtuale come alternativa alle fiere, ma risponde anche ad altre esigenze di marketing, inbound, outbound, fidelity. Fornisce inoltre una user experience aumentata che combina l'impatto dell'approccio visivo di scenari e modellazione 3D con la completezza e l'aggregazione dei contenuti in aggiornamento continuo, dai documenti al social wall. L'appeal combinato di contenitore e contenuti genera un funnel attraverso call to action integrate e un contatto sistematico con clienti e prospect, portando ad applicazioni di conversione. In sintesi, Open Boot è una piattaforma 3D dinamica, residente in-house e completamente integrata con sito web e social media, per esporre online e offline tutti i prodotti, i servizi e le soluzioni in un unico spazio virtuale. Open Boot non è un CRM, alimenta il CRM in uso. Identifichiamo il target, definiamo gli strumenti e sviluppiamo insieme la soluzione migliore per condividere l'offerta, coinvolgendo i clienti in un circolo virtuoso. Abbiamo sintetizzato questo concetto in uno schema, una freccia lungo cui si sviluppa un vero e proprio percorso, The Boot Way. Come potete vedere, il nostro colore istituzionale evidenzia le diverse parti che compongono l'Open Boot, che si posiziona al centro del percorso. A partire dal CRM aziendale, da altri database o da attività outbound con l'utilizzo di DEM, oppure attraverso attività inbound con una corretta attività di SEO engineering, come ci ha appena mostrato il nostro team web, questo tool permette di coinvolgere clienti e prospect indirizzandoli in un funnel che porta alla conversione, che si tratti di e-commerce, webinar o altri strumenti. Open Boot aiuta a gestire l'integrazione con le piattaforme di marketing automation, portando alla parte centrale del processo di funnel generation in-house. Permette quindi di internalizzare e tracciare tutte le interazioni digitali dell'utente, alimentando il CRM e ricevendo in cambio un maggior numero di dati processati, aumentando i contatti di business in un circolo virtuoso. Lavorando in concerto con gli altri tool aziendali, registra ogni azione e fornisce insight e analytics, consultabile e personalizzabile in back-end, attraverso una dashboard dedicata. Vediamo ora nel dettaglio la struttura di Open Boot. La prima sezione ci immerge in una user experience 3D, una scenario overview che ci permette di entrare nell'ambiente della nostra azienda, presentando con appeal un set di proposte. La modellazione grafica fa emergere i punti di interesse, che possono contenere collegamenti con contenuti web nuovi o esistenti e mostrano gli abstract dei vari argomenti, che sono visualizzati tramite pop-up. I pop-up indirizzano poi la navigazione alle landing page. Ma andiamo oltre con le parole. Abbiamo sviluppato una demo dell'Open Boot a partire dalla nostra immagine aziendale e dai contenuti che ci rappresentano. Perciò lascio alle immagini spiegarvi direttamente quanto vi ho appena descritto. Vedete infatti nello schermo questa overview 3D che abbiamo modellato a partire dall'ambiente di una città ideale, in cui abbiamo posizionato al centro un gruppo di edifici che dall'alto sembra il nostro logo aziendale, e abbiamo evidenziato attorno altri quattro
edifici con diversi colori. Possiamo navigare in questo ambiente 3D muovendoci autonomamente oppure utilizzando le frecce in basso che ci guidano il percorso verso dall'edificio centrale ai quattro edifici laterali, che ripercorrono i quattro argomenti su cui è strutturato la nostra Boot Week, da marketing a training. Per andare avanti possiamo poi cliccare sul punto di interesse che è evidenziato sopra i vari edifici. Vedete, si apre un pop-up con l'abstract, in cui c'è poi un bottone che ci permette di entrare nella landing page. Questa è la nostra landing page tipo su cui atterriamo dopo aver cliccato sul bottone dedicato all'interno del pop-up. E abbiamo qui rappresentati i contenitori esaustivi che racchiudono contenuti cross-mediali, utilizzando, oltre all'interfaccia grafica, una pluralità di strumenti, video, 3D, realtà virtuale, web TV, che vediamo alcuni evidenziati già nel menu laterale, sempre in ottica appealing. Ma approfondiremo questi aspetti nel corso dei prossimi eventi della nostra week. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Vi lascio ora alla pillola social di Laura. Ed eccoci alla nostra piccola parentesi social. I social networks sono veramente così importanti per le aziende? Sicuramente rappresentano una grande opportunità. Facebook in particolare si presta molto bene sia alle aziende che operano in contesto B2C sia a quelle che si muovono in ambito B2B. Perché questa grande opportunità non venga sprecata, però, la semplice presenza non basta. È fondamentale avere qualcosa da dire e farlo nella maniera più efficace possibile rispetto al proprio pubblico di riferimento e al contesto nel quale l'azienda si muove. Facebook è uno strumento molto importante per accendere i riflettori sul brand, per aumentarne la notorietà, per trasferire messaggi e informazioni, per dar vita a una community di clienti e consumatori e avere così la possibilità di avere con loro un filo diretto. L'opportunità preziosissima, che non andrebbe assolutamente sprecata, è quella di ascoltare queste community e fornire loro le risposte attese, in modo da poter aumentare la fiducia nel brand. Tutto con il giusto appeal. L'esempio più recente del percorso che vi abbiamo illustrato l'abbiamo realizzato con Industria De Nora. Claudia Bagnato, con il team di marketing, ha sviluppato con noi questo progetto di Boot. Claudia, grazie per aver accettato il nostro invito. Come è nato il Boot di De Nora? Allora, grazie intanto a voi per avermi invitato. L'idea del Boot è partita dall'esigenza dovuta proprio al periodo del lockdown, in cui tutte le nostre fiere, che per noi sono degli appuntamenti importanti per rincontrare i nostri clienti e farne di nuovi, purtroppo erano state annullate, per cui non volevamo perdere questa occasione anche quest'anno di perdere il contatto diretto con il cliente, e quindi in una delle riunioni fatte durante il periodo clou del coronavirus abbiamo pensato proprio a come poterli virtualmente invitare a casa nostra e poterli incontrare, poter parlare con loro, e quindi abbiamo proposto all'interno del nostro top management l'idea del virtual boot, ossia di un ambiente virtuale in cui sales e customer potessero incontrarsi. Questo è stato diciamo l'origine del progetto. E
Ed è stato accolto in maniera molto entusiasmante da parte del nostro top management, proprio perché c'era questa esigenza di, da un lato, svecchiare un po' il vecchio concetto di fiera e di trade show, e dall'altro comunque riuscire a dare un valore aggiunto ai nostri clienti che comunque ci conoscono ormai da anni. Ecco, diciamo che però questo percorso viene da uno sviluppo che è partito con We Are Denora ed è arrivato fino a questa soluzione. Sì, perché noi abbiamo iniziato, diciamo, l'anno scorso e abbiamo continuato quest'anno un progetto di rieducazione interna nel trovare un linguaggio comune nel poter descrivere Denora a prescindere da quale sia il ruolo aziendale che viene ricoperto, in modo tale che chiunque possa riuscire con determinati punti chiave a poter esprimere al meglio quello che fa Denora con chi lo fa. Porta in dote, diciamo, e avendo identificato quattro pillars principali che veicolano il messaggio, attraverso cui veicolare il messaggio, a questo punto li abbiamo declinati anche all'interno del Virtual Boot, in modo tale da poter consolidare il nostro modo di lavorare anche in un ambiente virtuale che mettesse a disposizione sia del sales che del cliente quello di cui aveva bisogno in termini di brochure, materiali per il materiali da mostrare rispetto al nostro portfolio prodotti, piuttosto che una sbirciatina virtuale dentro il nostro mondo, venire a contatto con le nostre competenze attraverso dei webinar e delle interviste al nostro top management, ai nostri sales e ai nostri ingegneri, in modo tale da capire che noi siamo la giusta scelta per il tuo business. Certo, questo discorso di partner of choice, che era uno dei pillar che abbiamo definito, no? E, nei pillar c'era partner of choice, sustainability, esatto. E poi c'era continuous improvement exciting, e questo è il percorso che ci ha portati ad utilizzare questo tipo di sistema, dove iniziamo con una visualizzazione tridimensionale del mondo in cui Denora opera, che è il mondo del trattamento delle acque e della elettrochimica, no? Per svariate elettrochimici a livello industriale e del trattamento delle acque municipali e industriali. Ecco, Denora però lavora in tantissimi paesi nel mondo, per cui lo strumento che volevamo costruire era uno strumento che potesse essere utilizzato da chiunque, prima di tutto, e poi che fosse adatto alle esigenze dei diversi paesi che hanno degli obiettivi diversificati. Assolutamente, perché ovviamente noi lavorando in Medio Oriente, in America, in Europa, ovviamente le esigenze locali sono diverse da posto a posto, per cui abbiamo cercato di creare un linguaggio comune che potesse essere però applicato anche soprattutto localmente, cioè noi vi diamo gli strumenti affinché poi voi possiate rimodularlo e riadattarlo localmente secondo quello che voi sapete siano le esigenze del territorio, perché noi dall'headquarter non possiamo conoscere benissimo il territorio locale e rispetto a quelle che sono le legalenti e subsidiary che lavorano lì giorno per giorno e conoscono il luogo e conoscono
le opportunità e le problematiche che ogni luogo ha. Per cui riuscire a garantire un linguaggio in cui noi ti diciamo che se tu ci scegli siamo il partner che ti può seguire, perché attraverso il nostro miglioramento continuo che mira a un'attività sostenibile in tutti i sensi a 360 gradi, sia nel rispetto dell'ambiente ma anche nel saving dei costi, ti garantiamo un approccio e un'opportunità di lavoro entusiasmante sia per noi che per il cliente che ci sceglie. Certamente, ecco, diciamo che per rimanere nel tema della giornata inbound outbound, no? Ecco, abbiamo ipotizzato di poter raggiungere i nostri clienti con delle operazioni push o delle operazioni pull, no? E quindi fare in modo che tutta poi l'attività che si svolge anche in sui social, in rete, tutto quanto, porti attraverso i motori di ricerca in questo funnel i nostri potenziali clienti, mentre invece su determinate categorie possiamo realizzare delle operazioni mirate e spingerle in una determinata direzione. Ecco, una cosa importante che questo boot che costruiamo con Denora ha una caratteristica di repository per avere tutte le informazioni che servono su un determinato argomento, aggiornate in parte automaticamente, in parte a seconda dell'esigenza. E quindi io vorrei appunto considerare un po' questo come tipologia di approccio, la necessità di avere delle personalizzazioni è elevata. Assolutamente, perché noi abbiamo, avendo due business line, una che si occupa principalmente della fornitura e della manutenzione degli elettrodi negli impianti industriali e un'altra business line che si occupa del trattamento acque, le due business line non sono disgiunte, però ovviamente ognuno ha le proprie organizzazioni interne, per cui riuscire ad avere un ambiente in cui se il mio cliente è un cliente industriale, io, anche se faccio parte della business line elettrodi, posso comunque, nel momento in cui mi rendo conto che c'è un'esigenza del cliente anche di trattare le acque, coinvolgere il mio collega del trattamento acque e viceversa, e riuscire nello stesso ambiente a poter avere tutto il materiale disponibile in merito a brochure, datasheet di quel determinato portfolio prodotti o di quella categoria di prodotti che possono servire quel determinato mercato, e in aggiunta tutto quel materiale appealing che può essere video piuttosto che post fatti sui social, fatti inerenti quell'argomento, è un valore aggiunto, perché io in un unico ambiente riesco a trovare tutte le informazioni senza dovermi disperdere l'informazione e il mio tempo cercando in giro dove recuperare queste informazioni. Per cui anche lato sales è uno strumento che anche offline funziona, perché una volta che si è preparato ha tutte le proprie informazioni sul suo tablet che può mostrare al cliente ovunque esso sia e senza portarsi dietro chissà quanto materiale, ma semplicemente un tablet. Ok, perfetto. Allora, di tutta questa parte dedicata alle vendite parleremo domani nel prossimo appuntamento, che ci sarà sempre alle 17. Ecco, stiamo partendo con la fase veramente operativa di questa attività, per cui nei prossimi giorni ci sarà un coinvolgimento, direi, importante da parte della struttura, così come è stato per l'operazione che abbiamo fatto insieme, We Are Denora, che ha visto coinvolti sistematicamente persone di tutti i paesi, di tutte le funzioni dell'organizzazione di Denora. E quindi entreremo nel vivo. Che cosa
che allora, cosa io si, dal ci mio si aspetta? Punto di vista, ho fatto il mio action plan per i miei colleghi, nel senso che sicuramente al nostro interno verranno coinvolti sia ovviamente il nostro dipartimento IT che tutte le funzioni coinvolte in questo sistema per come dire, recuperare materiale da poter essere poi fruibile all'interno della piattaforma, per cui ci saranno delle persone di riferimento, delle persone chiave che parleranno con le diverse legal entity e con le diverse funzioni. Io dal mio punto di vista ho creato ovviamente una matrice per potermi orientare rispetto a quello che possono essere i diversi mercati e le nostre soluzioni e su quali mercati possono essere applicate, senza entrare nel merito che sia una business line piuttosto che un'altra, e io sarò da collettore di tutte queste informazioni per poi interfacciarmi con voi e implementare il tutto. Benissimo, Claudia, ti ringrazio moltissimo. Abbiamo sforato leggermente il nostro tempo, ma ci perdoneranno le persone che ci stanno seguendo. L'appuntamento è a domani, grazie ancora e grazie. A presto.